Vediamo se riesco a fare tutto bene. Allora, questa è la disposizione d'insieme che ho scelto un po' facendo le cose a caso, ma un po' anche no. Io sono veramente un pochino approssimativa, quindi mi piace poi disporre le cose tutte belle, carine, ordinate, ma non è che sia tantissimo capace. E questo segmento del video, oltretutto, è in high definition. Non ho potuto fare tutto il video in high definition, altrimenti ci metterei 8 giorni a caricarlo. Ma questo segmento del video, sì, mi sarebbe piaciuto fare il tutto di giorno e non è stato possibile. Allora, ci avviciniamo. Ogni pennello l'ho messo vicino alla sua bustina e, ombre permettendo, speriamo di riuscire a farvi vedere ben bene tutti i pennelli. Allora, questo è il numero 1, si chiama 225 ed è un eye blender. È fatto in questa maniera, setole mi immagino naturali, non stiamo a discutere delle setole perché tanto non mi ricordo, non sono in grado di dirvi bene di che setole si tratta. Ecco, se ci metto l'ombra sopra, secondo me si vede meglio. Poi il secondo pennello che vi faccio vedere si chiama 227 Soft Definer ed è vegan, è della famiglia vegan. Questi qui che sono un pochino bianchi e un pochino neri sono tutti della famiglia vegan, vedete? Qui sulla lunghezza del pennello c'è scritto il numero e c'è scritto anche il nome, poi giù 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 c'è scritto anche Zoeva. Girando il pennello c'è scritto lo slogan, il piccolo slogan da qualche parte: Color Love Makeup, se non erro. Sì, infatti. E poi il terzo pennello che vi faccio vedere si chiama 231 ed è il Petite Crease. Questo Petite Crease mi piace tantissimo. Perché vedete, è fatto in questa maniera ed è leggermente allungato rispetto ai soliti pennelli da crease, pennelli a penna, pennarello, a matita, come molti li chiamano. Questa è un'altra cosa, questo è un pennello che va nel crease. Ragazze tedesche hanno raccontato che questa forma il pennello la perde dopo il primo lavaggio, ma lo stesso il pennello funziona molto bene. Le ragazze tedesche hanno raccontato che dopo aver telefonato alla Zoeva per capire come mai tutto era... Come mai il pennello perdeva la forma già dal primo lavaggio? La Zoeva ha detto: no, ma è il pennello impettito, è nuovo, ha questa forma, però dopo lavato ha un'altra forma e deve essere così. Avete capito bene? Spero di sì. Nel caso, ritornate indietro con il video e riascoltate un'altra volta. L'altro pennello che vi faccio vedere è questo, anche questo. Quanto lo volevo! Io ho soltanto un pennello, avevo soltanto un pennello in due copie, angolato, ed era un pennello di re. Risalente a 2000 anni fa, questo è leggermente più grande, vedo già rispetto al mio pennellino di Revlon ed è anche lui uno della famiglia che si chiama Vegan. E mi immagino perché anche lui è un po' bianco e un po' no. E si chiama 235 Contour Shade. Vediamo un po': 235 Contour Shade. E forse non lo so se è vegan perché sull'altro c'era scritto sopra vegan, su questo no, quindi non lo so, lasciamo in sospeso questa cosa. Poi c'è il Kabukino, questo non è nuovo, questo c'era già l'anno scorso, c'è sempre stato. E questo Kabukino volevo da tanto tempo, ho approfittato di questo ordine per prenderlo stavolta. Si chiama 115 Stippling Kabuki, 115 Stippling Kabuki. Vedete, lo Stippling Kabuki arriva con una bustina di plastica come anche gli altri, solo che gli altri qui non hanno un cosino per richiudere, mentre invece lo Stippling Kabuki sì, ha un cosino adesivo per richiudere e in più dentro le setole sono tenute ferme da un'ulteriore protezione in plastica. Veramente, veramente super 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 bravi alla Zoeva. Questo è il Kabukino ed è un fantastico pennello, veramente un fantastico pennello. Questo è da tanto tempo, tra l'altro sarà il secondo Kabuki che io seriamente voglio usare della mia vita, perché avevo, se no, da tanto tempo i Kabuki della Neve Makeup che non mi sono mai piaciuti e che non ho mai usato volentieri. Il prossimo pennello si chiama 110 Face Shape. Andiamo giù a vedere come il nome 110 Face Shape ed è un pennello da facciotta, ma è un pennello da facciotta molto piccino. Io ne ho parecchi di questo tipo di pennelli perché mi piacciono molto, mi tornano utili per tante cose.
per sfumare il concealer, per applicare ombretto su tutta la palpebra mobile, per applicare bronzer soltanto dove mi serve, specialmente all'interno del contorno occhi. Cioè, ci faccio veramente tante cose per sfumare, poi i blush in crema, ci faccio veramente tante cose con questi pennelli, non ne ho mai abbastanza. Il prossimo è un fratellino più o meno, si chiama però Concealer Buffer ed è il numero 142. Ecco, mi avvicino così vedete meglio. Il 142 è fatto in questa maniera. Il Concealer Buffer è 142, dovrebbe servire per sfumare il concealer e farà competizione nel mio caso con i pennelli di precisione della Sigma. Vediamo chi vincerà. Il prossimo pennello che vi faccio vedere è il 237 Detail Shaper. Chiaramente a quest'ora mi sbaglio anche a dire cose che conosco molto bene. Questo è un pennellino minuscolo, è un pennellino da dettaglio. Io nella mia vita avevo avuto finora solo un pennellino da dettaglio, adesso ne ho un altro molto desiderato, molto molto desiderato. E vi faccio vedere, ve lo porto vicino ad altri pennelli, ve lo porto vicino al cabuchino. Ecco, questa è la sua grandezza, chissà se mette a fuoco, sì. Vedete, è un pennellino veramente molto molto piccolo. Ve lo metto vicino al pennellino angolato che tutto sommato può funzionare bene da paragone, essendo anche lui un pennello da occhi, e questa è la sua grandezza. Un pennellino veramente piccino. E il pennellino angolato è di questa grandezza. Vedete il mio ditino e vedete il pennellino angolato. Il pennellino angolato è proprio piccolo, 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 piccolo. Torniamo di qua, rimettiamo a posto, manca solo un pennello e manca solo il 223 e il 223 è il Petit Eye Blender, ovviamente e naturalmente, ed è questo. Questo è un mini kabuki, lo si potrebbe chiamare veramente mini mini kabuki ed è proprio piccino 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 e niente, anche di questi ne ho tanti, dell'Everyday Minerals. Ho collezionato una serie di pennelli di mini eye kabuki dell'Everyday Minerals che mi sono arrivati con kit che avevo ordinato e dove mi interessavano i colori più che il pennello, però in dotazione c'era anche il mini kabuki, quindi ne ho collezionati alcuni di mini kabuki della Everyday Minerals. E non mi piacciono le setole della Everyday Minerals, c'è questo problema perché mi sembra che si mangino un sacco di prodotto. Sono quel tipo di setole appiccicose, un po' come le setole di tanti pennelli, specialmente degli inizi di Neve Makeup, di quando Neve Makeup si chiamava Trucco Minerale. E la piccolezza di questo mini kabuki da occhi, mini eye kabuki, non so, cioè lui si chiama Petite Eye Blender, però è paragonabile a un mini kabuki. La piccolezza, ecco, lo sto facendo passare vicino ad altri pennelli, messa a fuoco permettendo, insomma. Questo video è un po' disastrato perché lo volevo fare bene, però d'altra parte c'è il problema della luce che non è favorevolissima. E niente, e questo è il video haul. Abbiamo finito già. E non so se mi devo imbarcare nel farvi vedere lo spessore di questi pennelli, ma questi sono discorsi che faremo poi man mano. Questo, per esempio, che ho in mano in questo momento è il 227. Mi sa che non sono capace di fare questa cosa, di farvi vedere gli spessori che fa. Provo, e soprattutto se il video viene troppo lungo ci metterò veramente una settimana a caricarlo. Provo? Boh, proviamo. Allora, questo è il 225, spessore del 225, così. Poi spessore del 227, che vi avevo già fatto vedere un minuto fa, spessore del 227 è questo. Poi spessore del 231, spessore del 231, questo è quello che dopo il primo lavaggio perde la forma ma deve fare così. Spessore del 235, che è il pennello angolato, questo è magrolino, mi piace tantissimo, già soltanto, cioè non, sto pregustando il momento di usarlo. Poi spessore del cabuchino, che vi ho fatto vedere anche prima, il cabuchino ha questo spessore.
Poi spessore del, il capuchino è il numero 115, poi spessore del 110 che è un face brush e io me ne servirò probabilmente per sfumare il blushing crema. Vedete, non è tanto grande, è piccino, pensateci bene. Zoeva ne faceva anche un altro prima ed era completamente diverso l'altro. Questo è molto più armonicamente rotondeggiante di quell'altro, anche le setole sono molto molto diverse e io ho anche l'altro pennello, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi ci sarà modo di fare confronti. E questo è il 142, allora 142 spessore del 100, anche questo è come un Ikabuki, si chiama però concealer buffer. E vedete la differenza tra questo e questo? C'è una bella differenza. E vedete anche la differenza tra questo, questo e questo. Sono tre misure diverse, sostanzialmente di un pennello molto simile, ossia di un pennello rotondo che potremmo chiamare Kabuki di varie dimensioni. Questo è il suo spessore, così cos'ha. E quindi questo era il 142, mentre invece adesso c'è il pennellino da dettaglio che è veramente molto sottile, molto carino, sono molto contenta. Il secondo pennellino da dettaglio di tutta la mia vita e i pennellini da dettaglio sono stati però sempre fondamentali, soprattutto per applicare il giallo e il verde, cose mie, fissazioni mie. E ho applicato con i pennellini da dettaglio, soprattutto nella vita, giallo e verde, e questo invece alla fine è il 223. Il 223 è fatto in questa maniera, spessore di questo modo. Allora, un momento, voglio fare una cosa, voglio riunire i tre kabuki da occhi faccia, non questo grande penso sia chiaro per tutto, ma voglio riunire questo che è il 223. Quest'altro che è il 142, così, e poi quest'altro ancora che è il 110. Voglio riunire questi tre pennelli e voglio farveli vedere nel loro spessore. Allora, il primo che ho in mano qui a sinistra è il 110, poi il secondo, quello al centro, il 142 e l'ultimo è il 223. Ecco, sono così. Spero che tutto questo sia a fuoco, perché se non è a fuoco piango veramente. E dunque, questa è la grandezza di questi tre pennelli, che sono veramente scintillantemente belli. Ok, questo video finisce qui, grazie per aver seguito tutto ciò. E vi rifaccio una bella panoramica. Ah, prezzi di questi pennelli, una parola. Allora, no, forse sono in grado di dirveli. Vediamo un po' se sono in grado. Allora, il primo pennello, il 225, costa 5,80 euro. Il 227 costa anche lui 5,80 euro. Il 231 costa anche lui 5,80 euro, il 235 costa anche lui 5,80 euro, lo Stippling Kabuki invece costa 11,50 euro, il 110, il face brush qui il 110, questo qui costa 8,20 euro. Il concealer buffer, il numero 142, costa 6,80 euro se non erro, e poi il piccolino da dettaglio 5,80 euro e il piccolino kabukino da occhi anche lui 5,80 euro. Quindi tutti 5,80 euro, a parte questo 6 euro, che ho detto già mi sono dimenticata, 6,80 euro, e a parte chiaramente quelli più grandi che hanno un prezzo differente. Comunque prezzi molto molto moltissimo abbordabili. Io mi sono sempre trovata bene con Zoeva, tra l'altro sono stati super super velocissimi. Quella che è stata molto lenta è stata la mia banca. Io ho pagato con un bollettino della banca riempito, quindi il trasferimento di soldini ha comportato praticamente una settimana, quasi 10 giorni. Ma nel momento in cui tutto si è sbloccato, mi hanno spedito l'ordine. Ho ricevuto l'email che mi diceva il suo pacco è unterwegs, ossia è in giro, sta arrivando. Il giorno stesso il pacco è arrivato. Fantastico. E basta, questo video è finito. Ciao.